I racconti di Masha. Piccolini miei, non vorrete mica mangiare queste torte di sabbia. Scommetto che non sapete di che cosa sono fatte. Adesso vi racconterò una bella favola. C'era una volta una bambina che si chiamava Lena e aveva un fratellino che si chiamava Ivan. Le oche magiche. Una mattina i genitori li lasciarono a casa per andare al mercato. I due bambini però non ascoltarono le loro raccomandazioni. Andarono nel fitto del bosco e si persero. E indovinate che cosa videro? Un enorme forno traboccante di dolci appetitosi. La piccola Lena e il piccolo Ivan non credevano ai loro occhi. All'improvviso quello strano forno si animò e disse: «Venite qui, bambini, assaggiate i miei dolci gustosi!» Ivan era raggiante di felicità, mentre la sorella, che era più prudente, gli disse: «Non possiamo mangiarli, chissà con che cosa sono fatti!» Ma il piccolo Ivan non l'ascoltò, si avvicinò e li mangiò tutti. Subito cominciò a lamentarsi: «Ti prego, dammi dell'acqua!» «Non dovevi mangiarli!» disse la sorella rimproverandolo. All'improvviso Ivan iniziò a singhiozzare. E boom! In quel preciso istante comparve un fiume di latte con le sponde di cioccolato. Lena disse allora al fratellino: «Smetti di lamentarti, sii paziente, ti porto un po' di latte e cioccolato!» Ma il piccolo Ivan era un bambino molto disubbidiente, non ascoltava mai nessuno. Si rotolò per terra e urlò: «Io non sono paziente, ho sete! Prenderò l'acqua da questa impronta lasciata da una capra!» Era proprio una sciocchezza, non si deve mai bere da una sporca pozzanghera a terra. È sempre piena di germi pericolosi, non bisogna mai farlo, capito? Ma Ivan decise di farlo lo stesso. Si sdraiò a terra e cominciò a bere. Lena non riuscì a fermarlo perché era intrappolata sulla sponda, ma gridò al fratello: «Non bere da quella pozzanghera, ti trasformerai in una capra!» Anche questa volta suo fratello non l'ascoltò e continuò a bere dalla pozzanghera. Che cosa c'era in quell'acqua? Questo non lo so. So solo che all'improvviso Ivan diventò tutto peloso. Poi un melo lì vicino gli disse molto dolcemente: «Piccolo Ivan, mangia una delle mie mele d'oro!» Ivan non se lo fece ripetere due volte e subito gli spuntarono le corna e le mani e i piedi diventarono degli zoccoli. Insomma, si trasformò in una capra, proprio così. In quel momento uno stormo di oche magiche passava da quelle parti. Alcune di loro si accorsero che qualcuno masticava rumorosamente. Era la piccola capra che stava mangiando tutte le mele con così tanta voracità che divorava anche i torsoli. Le oche, stupite, decisero di portare la capra dalla vecchia strega. Scesero in picchiata, la presero e la portarono alla casa con le zampe di gallina. Alla vecchia strega quella capretta indifesa piacque davvero molto, perché era così carina, così dolce, ma soprattutto perché era grassottella. Così decise di accendere il forno per cucinarla a fuoco lento. Era talmente contenta che si mise a cantare: «Ho una bella capra e ho acceso un bel fuoco, e per cucinarla non mi serve un cuoco!» La capretta belò così forte che la sentirono persino nel bosco. «Il fuoco brucia come non mai! L'acqua bolle nella pentola ormai! Il coltello non ha lama lucente! Non voglio finire nell'acqua bollente!» Tirò forte, si liberò e corse verso il luogo dove aveva visto la sorella l'ultima volta. La vecchia strega, quando si accorse che la capra era scappata, mandò le sue oche magiche a riprenderla per portarla indietro. Intanto Lena, grazie a Iva, riuscì a liberarsi. Lo abbracciò, ma non sapeva proprio dove potessero nascondersi e si mise a piangere. Il forno divenne rosso dalla vergogna per aver dato da mangiare al piccolo Ivan tutti quei dolci. E per farsi perdonare nascose i bambini. Così le oche passarono senza vederli. La piccola Lena cercò invano la strada per uscire dal bosco. Ma grazie all'olfatto portentoso della capretta Ivan, riuscirono finalmente a tornare a casa. Quando arrivarono, i genitori erano appena tornati dal mercato. Ivan fu visitato e curato da molti dottori. Finalmente tornò ad essere di nuovo un bambino.
Quindi ricordate di non mangiare mai cibi strani e mai in posti strani. E non bevete l'acqua se non in bottiglia o bollita. Potreste trasformarvi in una capretta, proprio come è successo al piccolo Ivan.